Ciao a tutti, oggi siamo qui con la recensione dello smartwatch F8. Allora, in questo caso, scusate che lo sblocco, il telefono è collegato all'orologio. Sono riuscita a connetterlo in qualche modo tramite questa applicazione qua, Bliscanner, secondo me, perché questo è un orologio che ha Bluetooth 4.0, mentre il mio telefono ha il Bluetooth 5.0. Questa applicazione è Bluetooth Scanner 4.0, quindi penso che siamo riusciti a che sono riuscita a connetterlo tramite questa applicazione, anche se devo dire che subito ieri, quando ho messo questa applicazione, anche ieri non andava. Ovviamente queste due applicazioni qua non riesco ad utilizzarle perché mi faccio vedere subito, vado nel Bluetooth, non è connesso. Scusate. C'ho il telefono che scicca. Ok. Questo qui è connesso al mio telefono e vado qua. Ovviamente devo sbloccare l'orologio. Cerca attrezzatura. Non trova nulla. Però l'unica cosa è che andando qua nelle impostazioni, essendo connesso, io clicco su questa i. E condividi le notifiche di sistema mi permette di fare tutto quello che farebbe uno smartwatch normale, anche perché alla fine il contapassi è tutto qua, cioè il contapassi c'è nella schermata home. Adesso io non vi faccio vedere la schermata home perché insomma, blocco schermo che non mi va di farlo vedere. Cavolo. Però diciamo che a tutte queste cosine qua. Ok, stopwatch serve per spegnere l'orologio. Che ovviamente non ci ho cliccato sopra subito, ma va bene. No, è un cronometro, scusate. Questo è per spegnere l'orologio. Shutdown. Ok, l'orologio come vedete non ha pulsanti, quando vi arriverà già acceso, ok? Per accenderlo bisogna premere qui dietro. Bisogna fare un po' di pressione, non so se adesso. Aspettate. Si accende, fa una vibrazione, ma dovete proprio spingere forte, forte. Le notifiche vi arrivano, cioè l'applicazione messaggi vi arriva la notifica. Ovviamente l'ho messa al massimo. C'è il music controller, quindi praticamente voi da di qui, se avete il telefono connesso, riuscirete a controllare la musica da questo orologio direttamente sul vostro telefono. Allora, quando ve lo spegnete, l'accendete, si connette automaticamente e ovviamente questo telefono, ci sono alcuni smartwatch che quando voi collegate le cuffie Bluetooth avete collegato anche lo smartwatch. Scusate, cavolo. Vabbè. Mi fa sentire la musica, diciamo, a volte sul cuffio, a volte sullo smartwatch a intermittenza. Invece, qui in questo caso, ho provato a collegare le mie cuffie. Avendo collegato anche questo smartwatch, sempre al Bluetooth, no? Entrambi connessi. Non ho avuto questo tipo di problema, nel senso che mi faceva sentire la musica nelle cuffie e allo stesso tempo mi arrivavano le notifiche sullo smartwatch, quindi il problema non c'era. Allora, questo smartwatch
in lingua inglese, non si può mettere in italiano, la lingua è universale, quindi inglese basta. Niente, però secondo me ne vale la pena, anche se comunque ha questo brutto mento qua sotto, però comunque è molto fatto bene, la plastica. Questo qui secondo me è alluminio, lo schermo è di vetro, i cinturini sono quelli come quelli originali, c'è il battito cardiaco che funziona, il caricabatterie è stranissimo perché va infilato qui dentro. Non è wireless, ma va infilato qui dentro, quindi. Però dai, tutto per quello per i soldi che uno ci spende dietro vanno bene. Nel senso, io ho pagato 29 € con spedizione veloce compresa perché lo volevo ricevere entro Natale, se no altrimenti l'avrei ricevuto a gennaio, essendo che l'ho preso da Wish, quindi. Doveva arrivare entro il 12, è arrivato ieri, che è il. Insomma, è arrivato più o meno ieri, che non mi ricordo che giorno. È arrivato il 2, esatto. Sì, perché oggi è il 3, quindi è arrivato il 2. No, sto facendo confusione perché so che domani è il 4 e domani sarà una giornata un po' così, però. Allora, quando vi arriverà con una. A me è arrivato che era indietro di 2 minuti, però i giorni erano completamente sballati. Quando proprio lo collegate al telefono, lui si sincronizza. Se avete questo problema, si risolve in questo modo, nel senso che dopo lui prenderà giù l'orario dato dal telefono e quindi non avrete più questo tipo di problema. Quando si ricarica, perché io l'ho caricato stanotte. Perché mi è arrivato che era la batteria tipo al 20%. Quando si ricarica, non si può usare, nel senso il caricabatterie ve l'ho fatto vedere, penso. È questo coso qua. È fatto così. E lui quando ve lo mettete in carica, se però evitasse, ecco, evitasse di farmi cadere tutto, e quando entra in carica non si riesce proprio ad usare, si carica e basta. Io penso di aver detto tutto, e niente, se questo orologio vi è piaciuto, mettete questa recensione, vi è piaciuto, mettete mi piace, altrimenti niente, mettete un mi piace che vedevo. Ciao e alla prossima!